I 68 milioni stanziati ieri in Consiglio regionale per coprire parte dei debiti accumulati del sistema sanitario regionale, un tappabuchi in vista del tavolo di monitoraggio del 27 maggio a Roma per le ex regioni canaglia sui conti della sanità, ma il problema resta. Ne sono convinti i consiglieri regionali di opposizione che questa mattina si sono ritrovati davanti all'ospedale civile di Pescara per formulare analisi e proposte rispetto a una situazione che rischia di portare indietro l'Abruzzo e condurlo dritto verso un nuovo commissariamento. L'intervento di ieri, dicono, è assolutamente emergenziale, al cospetto di un disavanzo strutturale che va assolutamente smantellato. Ci saremmo aspettati un'ipotesi di riorganizzazione, di ristrutturazione, un'ipotesi in grado di rassicurare gli abruzzesi sulla sostenibilità del servizio e sulla qualità dell'assistenza sanitaria offerta agli abruzzesi. Una delle censure che abbiamo mosso all'azione della maggioranza è proprio questa, il totale scollegamento fra un livello della spesa elevatissimo, ormai sfioriamo i 2 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, e un'assenza totale di collegamento con la qualità dei servizi resi, sicché continuiamo ad avere liste d'attesa, continuiamo ad avere mobilità passiva, continuiamo ad avere abruzzesi che non si curano. Ci si dice che la situazione è così in tante altre regioni, ma a noi per certi versi non risulta, ma proprio per evitare che si possa creare confusione su questo abbiamo chiesto alla maggioranza di avere maggiori dati e un maggior controllo anche sul livello del servizio, oltre che un monitoraggio e un contenimento strutturale del disavanzo. Ecco, sui manager passabili di commissariamento, velatamente è intervenuto anche il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri dicendo che tutti dobbiamo fare meglio. Ma io dico questo, non si può promuovere il direttore generale addirittura concedendo lui, ovviamente dipende da ASL ad ASL, persino le produttività, e poi i pazienti sono costretti a più file d'attesa, a meno prestazioni, a più migrazioni, e quindi in sostanza poi il deficit che fanno i direttori generali lo pagano anche i cittadini tramite ovviamente i tagli che il Consiglio regionale deve applicare. Mi pare impossibile non sottoporre quel management a una valutazione più stringente.